2500 atleti al via dalla sesta edizione di Valtellina Wine Trail a Sondrio in piazza Garibaldi, oggi ultimi ritocchi in vista della gara in programma sabato 10 novembre. Lo start della 12 km con partenza da Castione fissato alle 10, la mezza partirà da Chiuro alle 14, così come la 42 che prende le mosse da Tirano. Una novità che regalerà a buona parte dei concorrenti l'emozione di correre al tramonto tra i filari. Mancano poche ore, ma l'entusiasmo sta già crescendo. Due partecipanti della Wine Trail, siete pronti? Sì, noi facciamo i 21 km, speriamo il tempo sia un po' clemente, una bellissima gara, speriamo bene. La quarta volta che la facciamo, allora è una gara qua vicino al nostro paese, allora pensiamo di ripeterla. Quindi mezza maratona fate? Sì, facciamo la mezza partendo da Chiuro. E sarà un arrivo inedito? Dopo il tramonto? Sì, è la prima volta che fanno questo tipo di gara così verso il tramonto. Sei iscritto alla Wine Trail? Sì, alla 42. Quindi da Tirano a Sondrio sei pronto? Sì, diciamo di sì, speriamo di non prendere troppa acqua e di non perdersi al buio. Perché la Wine Trail è diversa dalle altre gare? È diversa dalle altre gare perché si corre in un posto favoloso, si corre sui terrazzamenti. Quale gara affronterai? È quella lunga, la 42 km, sì. Speriamo nel tempo, e quest'anno è la prima volta di notte. È la prima volta che affronti la Wine Trail? No, già, tutte le edizioni ho fatto, sì. Una gara unica? Sì, secondo me per incentivare la Valtellina ha fatto bene, bravi gli organizzatori, no, veramente, dal primo all'ultimo. È bello perché ci sono terrazzamenti nei vigneti. Sì, quest'anno partecipo. A quale gara sei iscritta? Alla 21 ed è la prima volta per me. Sono allenata perché è tutta la stagione che gareggio, quindi questa è un po' la conclusione e poi mi riposerò un pochino. Comunque sono curiosa di vedere quello che mi aspetta perché tutti ne hanno parlato molto bene e quindi vediamo. Pacco gara preso? Pacco gara preso, sì, adesso manca solo la gara. Io la faccio con lo spirito di arrivare in fondo. La macchina organizzativa è entrata nel vivo? Sì, ormai siamo nelle ore cruciali, pre-gara, l'ufficio gara ritiro pettorali, sta andando tutto per il meglio, un in bocca al lupo a tutti i concorrenti e speriamo che sia una bella giornata di sport domani.